Ciao lettrici e lettori e benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale. Questo mese devo dire che il book haul sembra quasi un book haul vecchio stile perché complici un paio di regali barra invii sono entrati nella mia libreria un po' più di libri rispetto a quello che prevedevo, ma soprattutto un po' più voluminosi, perché sebbene i libri non siano tanti, ce n'è uno che fa per tre. Allora, cominciamo subito con appunto l'invio e il regalo. Comincio dal libro che mi è stato molto gentilmente inviato dall'autrice e la sua agente, che è L'occhio del Pettirosso di Giuliana Altamura. Io non ho ancora letto niente di questa autrice, sono però estremamente incuriosita perché quando ho letto la trama di questo libro ho pensato fosse su misura per me. Abbiamo un protagonista che si occupa di fisica. E si reca da questo misterioso personaggio quasi leggendario che può vedere presente, passato e futuro delle persone con cui si relaziona. Da questo incontro scaturiranno una serie di altre vicende, che vedranno protagonista appunto Enrico, il nostro protagonista, e sua moglie, che si recheranno per una vacanza, insomma, per staccare da tutto in una baita, e lì verrà fuori qualcosa riguardo ad un passato oscuro, a delle cose non dette. Insomma, ci sono tutta una serie di elementi in questo libro che mi chiamano e per cui lo inserirò tra le prossime letture perché non voglio rimandare oltre. Tra l'altro, è uno di quei casi in cui la copertina mi ha fatta impazzire. Io non lo so, questo richiamo per le copertine un po' enigmatiche e questo qui mi è piaciuto. Questa mi è piaciuta tantissimo, quindi ringrazio immensamente l'autrice e la sua agente per avermi contattata e questo qui lo rivedrete prestissimo perché ha qualcosa di magnetico che in qualche modo mi chiama. Poi veniamo al libro super voluminoso che vi mostro così e forse potete intuire che cos'è. Ho ricevuto il regalo da mio marito che è stato in Italia verso il paradiso di Hanya Yanagihara, autrice che avete visto su questi schermi e avete rivisto e risentito nominare svariate volte per via di Una vita come tante. Io non avevo ancora approcciato verso il paradiso perché, come avevo spiegato, credo, in qualche Instagram story, stavo aspettando che passasse l'hype, stavo aspettando di non vederlo più tutti i giorni nei feed di chiunque, stavo aspettando di farmi la mia idea. Io non ho per principio letto nessuna review di questo libro, non ho guardato nessun video che ne parlasse, ho deliberatamente evitato qualsiasi input riguardo a questo libro, perché Una vita come tante io l'ho letto senza saperne niente ed è uno dei motivi per cui credo che io e quel libro abbiamo funzionato così bene insieme e allo stesso modo io non volevo sapere niente di questo. Sono felicissima di averlo ricevuto perché so che quando il momento chiamerà ce l'avrò disponibile in libreria. Credo che mio marito abbia usato metà del suo bagaglio per portarmelo, ma comunque gli sono estremamente grata anche per questo e sono veramente molto molto curiosa. È un titolo verso il quale ho preso la distanza necessaria appena è uscito, ma che credo sarò nei prossimi mesi pronta ad approcciare e a leggere. Poi, questo l'avete visto nel mio video di TBR poco realistica e molto ambiziosa del mese di aprile che vi linko qui da qualche parte e anche sotto. E si tratta di Nelle terre estreme di John Krakauer, quindi Into the Wild. Questa è la versione italiana di un libro che io possiedo già in inglese, ma sebbene lo possieda da tantissimi anni, c'era qualcosa che mi spaventava della scrittura di John Krakauer che mi era anche stato detto può essere un pochettino tecnica, un pochettino specifica su alcuni temi e quindi mi sono detta 2,50 euro al negozio di beneficenza e passa la paura. L'ho preso in italiano, tra l'altro in condizioni perfette
Lo leggerò subito come vi racconto in quel video perché condividerò la lettura con mio fratello, per lui è una rilettura e visto che saremo insieme per qualche giorno nei giorni di Pasqua, ne approfitterò per leggerlo in sua compagnia e finalmente colmare questa lacuna, anche se non vale perché non è quello che sosta sui miei scaffali da 14 anni, quello che leggerò, però insomma, apprezziamo lo sforzo. Poi ho altri due acquisti, sempre di seconda mano, ma da un sito, perché come vi avevo detto un po' di tempo fa, avevo un buono da utilizzare che mi ero tenuta, credo lo avessi ricevuto verso novembre dello scorso anno, tramite la vendita di alcuni libri, ma lo avevo tenuto per i giorni bui, pensando che nel momento in cui proprio l'astinenza da acquisto di libri si sarebbe fatta sentire, potevo utilizzarlo. In realtà non si è trattato di astinenza, ma del fatto che ho trovato un titolo che volevo leggere in appunto usato ad un prezzo molto conveniente e quindi ho deciso di approfittarne e usare il mio buono. Sto parlando di Olive Kitteridge di Elizabeth Strout. Questo l'ho visto in innumerevoli video perché è un titolo molto chiacchierato che ha vinto anche molti premi, ma in particolare l'ho visto in uno dei wrap-up di Francesca, Lady Misha 83, e ne ha parlato con così tanto entusiasmo e soprattutto l'ho paragonato a Kent Aruff che io non ci ho più visto e sono corsa a comprarlo. Generalmente io cerco di evitare questa reazione scomposta alle review altrui, ma il modo in cui lei ne ha parlato mi ha fatto pensare che potesse essere uno dei libri giusti per quest'anno. L'ho trovato di seconda mano in buone condizioni, direi, ad un prezzo veramente super conveniente perché l'ho pagato praticamente a metà del prezzo di copertina e quindi ho deciso di prenderlo. Però il mio buono era un po' più alto del prezzo di questo e quindi ho preso un altro libro che era nella mia wishlist che costava pochissimi euro, credo 2,50 euro se non sbaglio, che è Il senso di una fine di Julian Barnes. Questo mi era stato consigliato tantissimo da un mio amico che si chiama Emiliano, che è un lettore dei cui gusti mi fido moltissimo e l'ho trovato appunto così a pochissimi euro, anche questo di seconda mano, ma anche questo in ottime condizioni. Io spero veramente di ritrovare in questo libro qualcosa di Stoner di John Williams. Non so se succederà, ma abbiamo anche qui un personaggio che è un po' tipo senza qualità, proprio come Stoner, che però viene in possesso di una eredità e del diario di un suo vecchio amico che si è tolto la vita. È un argomento che so che sarà insomma un po' difficile da affrontare, ma un po' per il fatto che mi è stato consigliato tantissimo, un po' per i temi che tratta, un po' perché ne ho sentito un po' il richiamo pensando appunto a Stoner, io credo che possa essere una lettura assolutamente perfetta per me. Tra l'altro è anche un libro molto breve, ma temo che sia molto molto intenso, quindi non mi voglio far ingannare dalla lunghezza e sono contenta di averlo recuperato perché veramente sostava nella mia wishlist da tantissimo tempo e non lo avevo mai cercato di seconda mano, invece mi sono messa con la mia wishlist alla mano e ho detto, ok, se c'è qualcosa della mia wishlist che è presente di seconda mano, lo acquisterò. Quindi con questi due libri ho coperto il prezzo del buono che avevo. Ora ho un altro buono perché ho venduto degli altri libri, però aspetterò ad usarlo appunto sempre quando il richiamo di qualche titolo si fa veramente troppo forte per resistergli. Ultimissimo titolo di cui vi parlo l'ho ricevuto in un book swap sempre organizzato da me ed è Inseparabili di Alessandro Piperno, Il fuoco amico dei ricordi è il sottotitolo. Questo dovrebbe essere un libro parte di una duologia, però la mia amica Laura che l'ha portato ha detto che è assolutamente leggibilissimo anche da solo. È anche qui una storia di famiglia, dico anche qui perché dello stesso autore di Alessandro Piperno io possiedo Con le peggiori intenzioni, che è una storia familiare, che sono molto curiosa di leggere anche perché l'ho trovato veramente in circostanze molto particolari e quindi è uno di quei libri a cui associo un po' dei segni del destino.
Però comunque non so se alla fine comincerò da questo o dall'altro. È la storia di due fratelli molto molto diversi tra loro, tanto uno è indolente e insomma un po' arreso rispetto alla vita, tanto l'altro è creativo e vulcanico. È un po' che sento la mancanza di una storia di famiglia all'italiana, un po' come L'età dell'oro di Edoardo Nesi che avevo letto l'anno scorso, quindi questo o l'altro libro di quest'autore potrebbero essere effettivamente adatti allo scopo. Quindi questo era il book haul che tutto sembra tranne che inoffensivo, vista la mole del mese di marzo. Ho lasciato entrare in libreria qualcosa di più rispetto a quello che avrei dovuto, forse non voluto perché non ho rimpianti, ma sono tutti titoli che effettivamente mi interessano tantissimo, volevo da tanto tempo o mi hanno veramente conquistata, quindi insomma cerco di non sentirmi troppo in colpa perché questo mese effettivamente sono entrati in libreria 6 libri, quindi ho fatto peggio dei mesi scorsi, però insomma magari aprile cercherò di prendermela un po' più con calma e in questo video non c'è bisogno di compensare con troppe chiacchiere come ho fatto nei mesi scorsi, visto che di titoli ce n'erano abbastanza. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me oggi. Fatemi sapere qui sotto se conoscete qualcuno di questi titoli, se ce n'è qualcuno a parte quello di John Krakauer che è già pronto da leggere, che assolutamente mi consigliate di leggere al più presto. Grazie come sempre per il vostro affetto, i vostri commenti, tutto il tempo che mi dedicate. E noi, se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!